Siamo alla quinta giornata di campionato di seconda categoria, girone B. L'Atletico Marico sfida in casa il Picerno. Uno scontro molto importante ai fini della classifica, ma anche un test di prova dell'Atletico, che dovrà affrontare una delle squadre candidate alla vittoria di questo campionato. Il match fra le due squadre è molto equilibrato. Esse si studiano per trovare un varco fra le difese, ma entrambe sono ben messe in campo. Solo al 36esimo dal primo tempo, su calcio d'angolo, Antonio Calabrese segna di testa. Poi però il Pomarico nel secondo tempo si farà raggiungere dagli avversari. Infine la partita poi finirà con il risultato di 1-1. Vediamo ora le interviste. Sono insieme a Antonio Calabrese nel bungalow dell'Atletico Vomarico. Oggi una bellissima partita di Antonio, ha segnato anche il suo primo gol. Un gol molto bello perché è venuta da un calcio d'angolo e lui di testa, praticamente saltando più in alto degli altri, è riuscito a fare il primo gol nella tre. Mi vuoi dedicare in particolare questo gol che hai fatto? Tutta la squadra e poi chi mi è più vicino, Cappuccio, Pontino e anche chi è fuori, che mi sprona sempre. Anche se è una gioia a metà questa, perché un pareggio lasciamolo in bocca, volevamo vincere. Purtroppo ci accontentiamo di un punto e vediamo domenica in domenica, cerchiamo di crescere. Va bene, ti ringrazio Antonio e ci sentiamo ai prossimi aggiornamenti. Grazie a voi. Grazie.